Innanzitutto è un grande motivo d'orgoglio per me, perché questa è stata da sempre la prima scelta per la locazione di quest'opera a Roma. È il luogo simbolo del sapere e sappiamo che la cultura e l'informazione sono sicuramente tra le poche armi che abbiamo per difenderci. È un'opera partecipativa, per cui mi auguro che tanta gente salga sulla sedia per indossare simbolicamente la responsabilità e il coraggio di voler scegliere e sapere, perché poi quest'opera in realtà quello che fa è celebrare un gesto semplice e senza tempo, che è quello di alzarsi, spostarsi e cambiare punto di vista, che è sicuramente uno dei segreti del mondo. La mostra nasce da questo progetto che parte dal Museo Laboratorio d'Arte Contemporanea. Io ho chiamato 5 artisti, ho cercato degli artisti che fossero un po' più lirici, un lavoro piuttosto sulla ricerca di se stessi. Per quanto riguarda il lavoro, è naturalmente un lavoro su 3 personaggi che sono controversi, rispetto ai quali però tutti e 3 si deve dire appunto che sono dei simboli della libertà di espressione, e quindi in questo senso noi siamo molto lieti di poter fare questa mostra di fronte all'università. Come Amnesty siamo dietro questa cosa, la sosteniamo con forza. È un modo per noi per ricordare il caso di 3 persone che si sono sacrificate, che hanno sacrificato la loro vita, la loro libertà e i loro diritti per denunciare il comportamento invasivo, abusivo degli stati. Ed è solamente grazie al coraggio di persone come queste, come Edward Snowden, come Chelsea Manning, come Julian Assange, che queste cose sono venute alla luce. Questo è qualcosa che deve finire, questo è qualcosa su cui gli stati devono fare marcia indietro, restituire alle persone, restituire ai cittadini la loro privacy. Questo è un progetto di Davide che va avanti dal 2015. E ci è piaciuto molto perché è un progetto che ha già una lunga storia itinerante in Europa, una storia fatta di piazze, fatta di anche importanti capitali europee, che ha avuto anche così il plauso, l'appoggio anche di istituzioni internazionali non governative. Anche qui siamo riusciti a contattare Amnesty International, quindi Sapienza e in particolare il Museo Laboratorio ha sostenuto questa iniziativa, oltre che perché fa parte della mostra, anche perché ci sembra importante che Sapienza, insomma, un'università ricca di storia e di tradizione, si faccia promotrice di iniziative volte a favorire la libertà di espressione, la partecipazione, una forma di aggregazione democratica di cui oggi si sente il bisogno, insomma.